Visto le nostre richieste, pare che si potrebbe fare delle varianti per fare uno stralcio funzionale del progetto, perché così come è stato fatto il progetto, per quello che noi siamo riusciti a visionare, è un progetto che dal nostro punto di vista non va assolutamente bene. Si riuniranno qui a Castalia 70 ricercatori provenienti da tutta Europa, e sono ricercatori che fanno parte dei registri tumori europei, per esaminare nel dettaglio il punto della situazione sui due grossi progetti che esistono a livello europeo in campo oncologico, il progetto Eurocare e il progetto Eurochip2. La sua vita era dedicata ai bambini e quindi mi sembra doveroso continuare a chiamare il mini mondiale Giovanni Castella. Tra l'altro, un'altra cosa bella e importante di quest'anno, faremo una raccolta di firme per appunto cercare di intestare un impianto sportivo ragusano a Giovanni Castella. Passala, passala. Tu sei il tuo. No, ci manca una volta. Devo venire la squadra. Fatti con la. Comunque la squadra numero 4, secondo me dovrebbe anche io. Capitano, un applauso al capitano! Un applauso al capitano perché lo merita! Sì, guarda, sto pensando! Che vecchia di torne! Guarda! Qualcuno vuole assaggiare la vecchia torne, guarda, sì? Ah, io! Bravissimi, intanto io l'applauso, lo vorrei tutti quanti bravissimi, vai! 1, 2, 3, via! Tutti quanti, hanno capito un modo diverso di stare insieme! Un ragazzo di Punta Secca, un bellissimo applauso! E allora? Allora, adesso qua vi salutiamo il nostro amico Davide Falla che vuole fare un saluto a tutto il pubblico, prego! Buongiorno, buonasera, saluta da me che mi è curcare, disgraziato nemico. Oh, allora qua siamo venuti per fare divertire oggi tutti voi, per farvi divertire per davvero, signore mi deve perdonare. Dai, incominciamo, per favore, incominciamo. Allora, adesso iniziamo con un bellissimo motocross. Allora, questo è un Kawasaki 125. Osservate come fa il motocrossista all'inizio. È chiaro, una di quelle iniziative nuovissime che il gruppo giovani di Santa Croce ha voluto adottare, che è la partecipazione che state vedendo stasera, sicuramente una partecipazione anche degna dell'associazione stessa che partecipa a qualsiasi iniziativa volta anche a queste estate camerenense. Noi siamo convintissimi che queste manifestazioni debbano essere fatte con tutti i giovani, perché diciamo la sana vita fatta con l'Avis è fatta anche attraverso queste iniziative in cui si mangia, in cui si sta bene assieme e si sta in allegria, credo che siano adatte alle devianze, contro le devianze giovanili, a qualsiasi altra forma che non porta sicuramente bene. Il divertimento era molto di più all'inizio, adesso si inizierà a provare sensazioni ben distanti dal divertimento. Comunque lo spirito era quello di mettersi in gioco, divertirsi, mangiare della buona pizza e magari portare a casa anche qualche bel premio. Ok, Giuseppe. Sì, Giuseppe. Ecco, come vigneto abbiamo cercato di cettere di vigneto, un po' mista, di coltivazione mista, fra Leopoldo, Italia, Red Globe e un po' di vettori abbiamo. Ci lavorava differente, con la zappa. Ci abbiamo i mule, ma i mule non ci facevano rendere i vigni perché si trovavano in rare. L'abbiamo a fare che zappa, a zappale. E la carina, e vorremmo loro, Bretagna ancora. Quindi lavoriamo per niente. Perché una vita faceva 3 kg di ragina, 4 kg di ragina, e abbiamo accontentato di quello. E ora invece? Ora meno fa quantità, i soldi non ne paghiamo lo stesso. Sempre senza soldi. Sempre. Il lavoro duro? Che si parla di duro? Io mangio il lavoro duro quando scio. Io ho 70 anni, quindi si figura. Travagliaio fino a... Io avevo una ventina d'anni che avevamo queste vignette. Quindi prima di 20 anni io i soldi non ne conoscevo. Travagliavo notte e giorno, c'ho forte di oggi. E basta. E i soldi non ne conoscevo. Cioè si guadagnava allora, poco? Ha piantato un 500-600 vite, che è una spezzone di terra mia propria.
E poi mi veniva, vino un commerciante. E non mi sembrava che te, e mi rese 10 milioni. Che io 10 milioni non li sapevo manco contare. Per tutta la produzione o per le terre? 600 vite. Allora, mi rese 10 milioni, e 10 milioni io tutta la nottata. Non potevo rompere. Chi sta qua, mia figlia che sono qua, che ancora erano piccerini che si rungiava per lavare in lapa. Comunque, faceva, che tu poteva fare? E trovai i primi soldi che cominciavo, e cominciamo a rattefagare, e cominciamo a pigliare qualche cosa. Tutta la provincia di Ragusa, e forse anche di altrove, perché c'è un'affluenza proprio, diciamo, in un numero che non è tanto facile da poter dire. Ecco, si ricorda la data quando sarà fatta? Facciamola sapere a tutti. La data l'abbiamo il giorno 18 e 19. Praticamente sarà il giorno 19 proprio, però il giorno 18 ci sarà un assaggio di tutto e di tutte le cose. Diciamo come uva è il giorno 19. In quale? A Roccazzo? Sempre a Roccazzo. Beh, noi cerchiamo di, come si vuol dire, cercare di sfruttare le istituzioni a una logica dialettica anche con gli agricoltori e far che agevolare il lancio di questo prodotto, che non è molto ad essere momenti di felicità per tutte le aziende che producono olio, che imbottigliano olio, dovrebbe essere anche per l'uva da tavola. È stata importata 5-6 anni fa. Non più di questo, abbiamo iniziato dalla Puglia, hanno portato qualche cosa e poi siccome ha subito conquistato i mercati per la sua bellezza, come voi potete benissimo vedere, e, a parte la subentrate altre varietà che le hanno soppiantate, il cardinale presentavano delle difficoltà, diciamo, di natura di coltivazione, perché nella maturazione in fase subivano delle diciamo spaccature, lesioni dovute agli sbalzi di temperature e roba del genere. Io non so se il Comune ha predisposto un piano regolatore o un piano di settore per lo sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto, se a questo e unitamente al porto partono queste infrastrutture, allora avremo un'opera valida che farà decollare qua la zona. Se questo, come solito in Sicilia, non ci sarà, perché solito l'esperienza ci dimostra così, allora sarà l'ennesima cattedrale nel deserto mangia soldi. È importante perché dico che deve fare, diciamo, l'aeroporto deve funzionare con, diciamo, con la frutta, non lo so, almeno fanno lavorare un po' di operai. Qua, pescanti di Catania lo prendo qua. Quindi lei è contento di questo? Qua, speriamo. Sì, a me fa piacere che si fa il lavoro per i giovani, per con anziani, quelle che abbiamo di bisogno, non quelle che non hanno di bisogno, che lavorano a 10 argi, che mangia sai, che mangia picca, all'assessore ci stiamo a dire tutte, non stiamo a aggiungere tutte e stiamo a fare tutte e chiudere il comune. È come se da molto tempo, no? Ha funzionato nel 47, poi un'altra volta e ora speriamo che sia la volta buona per una cosa definitiva. È importante l'economia, la zona che è una zona agricola, ha bisogno di esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli. E diciamo che per quanto riguarda Catania, a 100 km non è molto distante per i passeggeri, ma per le merci è una cosa molto molto importante. Io sono un commerciante acquisito, io non facevo il commerciante, però da uomo della strada. Bisogna vederlo, ecco, nel lato prospettico, perché avremo nel 2010 l'apertura verso i mercati mediterranei. E allora cosa vogliamo di più? È questo quello che porterà, non dico a Comiso soltanto, ma in tutta la provincia Iblea e forse anche per tutta la Sicilia, un progresso notevole per il trasporto e per la nostra provincia in particolare, l'isolamento finalmente di quell'attanagliamento che c'è per quanto riguarda le infrastrutture. Non c'è dubbio che ho fatto una richiesta all'assessore D'Aquino e anche al Presidente della Regione Cuffaro, sia come assessore all'industria ma Presidente della Regione, per dire che comunque dobbiamo sederci attorno a un tavolo per discutere la questione delle ricerche petrolifere in provincia di Ragusa.